carissime, storie della vita, storie della vita, come viviamo, storie che ci ispirano. Ho qui con me un caro amico mio che si chiama Piero, che ha avuto una storia molto interessante. Pensate un po' a... Piero, parlaci un po' di quel incidente dell'elicottero. Allora, io nel 2011, l'11 agosto 2011, è morta mia moglie dopo 35 anni di leucemia. Poi, 3 mesi dopo, l'11 novembre, sono morti tutti e 2 miei figli, uno 38, uno di 40. Quello di 38 era avvocato, quell'altro era commercialista. Erano 2 bravi ragazzi, solamente lavoravano insieme, avevano lo studio qui a Via Ferrari a in Prati. In un elicottero? Dovevano andare in Svizzera, a Lugano per lavoro, perché lavoravano insieme. Poi è successo che con un elicottero, vicino ad Ancona, a un certo punto l'elicottero è precipitato ed è esploso e sono morte tutte e 2. E io sono stato diversi anni un po' sbandato, giravo di notte. Quindi ora Piero, parlaci un po'. Quindi ovviamente hai avuto un colpo di vita incredibile, hai sofferto come poche persone nella vita, però ora parlaci di come la vita ora. Sì. Dopo sono stato diversi anni sbandato, mi sono venute tante cose brutte in mente, però dopo circa 4 anni fa ho conosciuto una ragazza e una mia moglie attuale, che mi sono sposato da 2 anni e mezzo fa, e ho risolto tutta la mia vita. Adesso sto con lei, che la sua famiglia mi vuole un gran bene, sia le figlie, e sia la madre, la sorella, e a un certo punto ho risolto la mia vita. Solamente il mio pensiero è sempre ai miei figli, però adesso sono abbastanza contento e felice. Ragazzi, avete sentito questa storia? Stories of life, the stories of our life. È la vita, no? E abbiamo vissuto tanti di noi tante cose del genere. Well, volevo condividere questa bella cosa. E Piero, saluta a tutti. Buona giornata.